Giancarlo Magalli è stato ospite di recente del programma Oggi è un altro giorno che va in onda su Rai 1, dove ha raccontato purtroppo il problema di salute di cui purtroppo è rimasto colpito di recente, un tumore, precisamente un linfoma di Hodgkin. In particolare il buon Magalli avrebbe detto che i dottori gli avrebbero detto che se non si fosse curato nell'immediato, in 2 mesi circa, se ne sarebbe andato via per sempre, sarebbe passato, idealmente parlando, a miglior vita. Per fortuna non ho detto una mezza verità, così avrebbe aggiunto Magalli, ovvero che era un tumore curabile, soltanto che le mie figlie sapevano tutto quanto. È stato meglio così, ve lo posso garantire, ok? Il campanello d'allarme è arrivato dopo la partecipazione al programma Il Cantante Mascherato. Magalli avrebbe detto, noi pensavamo che avremmo fatto solamente 3 puntate, però siamo arrivati fino alla fine. È stato piuttosto impegnativo, le canzoni da imparare, le prove. C'era anche una stanchezza piuttosto forte che mi ha fatto indagare per quanto mi riguarda sulla mia situazione di salute. Sono state, diciamo così, importantissime le figure delle figlie, Michela e Emanuela, che non hanno abbandonato mai l'amato padre neanche per un istante. Hanno seguito passo dopo passo tutte quante le fasi più importanti relative alla terapia che magari Giancarlo ha dovuto seguire. La vicinanza delle mie figlie è stata fondamentale, ma quello che mi ha sorpreso non poco è stata anche quella presenza delle mie ex mogli e dei mariti. Con loro sono rimasto in eccellenti rapporti, anche se ho dei, chiamiamoli, divorzi alle spalle che in qualche maniera ci sono stati, ma si vede che effettivamente parlando ho alimentato bene il rapporto. Beh, insomma, magari nonostante il problema di salute che lo ha colpito, è un uomo che adesso è rinato, è dimagrito, ovviamente dal punto di vista fisico e estetico, ma bisogna dire grazie, ripeto, alla medicina che è intervenuta e alla sua buona volontà perché è riuscito a prendere in mano la sua vita, a tenere testa al tumore, al linfoma di Hodgkin, riuscendo addirittura a superare la patologia in questione. E credetemi, non è da tutti, ripeto, non è da tutti. Il video termina qua. Complimenti a Giancarlo Magalli. Iscrivetevi, commentate. Questo video non vuole ledere la privacy di Giancarlo Magalli, ma solo informare eventuali persone. Nasce solo per questo motivo, non per altri motivi. Vi ricordo che stiamo parlando comunque di un personaggio pubblico, non di un personaggio privato. Ciao da Leandro, narratore italiano.